Amici di Android Blog, siamo allo stand Samsung del Mobile World Congress 2014 in compagnia del Galaxy Note 3 Neo. Il Galaxy Note 3 Neo è la versione economica del Galaxy Note 3. Possiamo vedere come le texture siano particolari, sia sul frontale dove troviamo la solita capsula auricolare, i sensori e la fotocamera frontale da 2 megapixel, lato sinistro col bilanciere del volume cromato, lato destro accensione e spegnimento blocco sblocco e dietro l'ormai classica finta pelle di Samsung. Ma vediamo cosa cambia rispetto al Galaxy Note 3 classico. Il display è un 5.5 pollici, stavolta Super AMOLED sempre, ma solo HD e non Full HD. Il network, la rete è un 3G o 4G a seconda del del mercato in cui verrà commercializzato. La versione di Android che equipaggia ad esempio questo dispositivo è la 4.3 e accompagnata da 2 giga di RAM e la batteria è 3100 mAh. E la fotocamera, non so se l'ho detto, lo ripeto, è da 8 megapixel invece dei 13 del Galaxy Note 3. Le dimensioni sono 148.4x77.4x8.6 mm di spessore per 163 grammi di peso, devo dire davvero ben distribuiti perché praticamente in mano non si sentono. L'interfaccia, come potete vedere, è la vecchia tra virgolette TouchWiz. Proviamo a vedere se riusciamo ad andare sul browser. Intanto vi faccio vedere anche la tastiera per aprire il nostro sito androidblog.it. Stiamo a vedere se c'è rete, sì, funziona anche relativamente bene. Ecco, vediamo se mi smentisce subito visto che si è fermato il caricamento, ma ha renderizzato comunque la pagina. E il processore è un quad core da 1.6 GHz e depotenziato ovviamente questo modello rispetto al modello di Note 3 standard. Nonostante questo il browser sembra fluido, vedete, quasi non ha ritardi nel rendering della pagina anche durante uno scroll veloce. Ovviamente non andremo a navigare così nell'uso di tutti i giorni. E quindi Galaxy Note 3 Neo, per chi vuole una grande diagonale, per chi vuole Samsung e non vuole spendere la cifra per un Galaxy Note 3. E per questo hands-on al momento è tutto. Un saluto da Alessio per androidblog.it.